fortunati che sono Null. Oggi farò una nuova recensione di Dory Fantasmagorica con la testa fra le fune. Ha scritto e l'ha illustrato Abby Hellon. Adesso vi leggerò prima di entrare di questo. Il giaccone è gonfio, il mio nome è Dory, ma quasi tutti mi chiamano Birba. Ho una nemica, la signora Rafa Gracchi, probabilmente ne ha già sentito parlare. Questo qui è la storia. Racconta che c'è questa bambina di nome Dory, detta anche dai suoi fratelli, tra virgolette, Birba. Un giorno doveva uscire di casa per andare a scuola con un giaccone gonfio. Lei pensava che c'erano dentro dei cuscini. In realtà era il giaccone vecchio di sua sorella. Andati a scuola, lei ha fatto le due ore con il giaccone dentro il ripostiglio. Poi nella mensa la maestra ha detto: andate nel ripostiglio e prendete tutte le vostre giacche. Lei invece è stata furba e non ha preso la sua giacca. E è andata in giro con il maglioncino senza giacca. Allora la maestra se n'è accorta perché ha detto: cosa ci fa una giacca ancora qui dentro? Dory, mettila tu, perché tu intanto non hai la giacca. E allora lei se l'ha messa. Poi sono scesi già a mensa, hanno mangiato. Tutti erano andati a giocare e lei ha lasciato la giacca sulla sedia della mensa, facendo finta che se n'era dimenticata. E corso a giocare con tutti gli altri. Poi, rientrando, la maestra gli disse: dov'è la tua giacca? E lei disse: l'ho posata nello zaino. Allora la maestra dice: vabbè. Poi era finita l'ora della maestra e c'era un nuovo maestro che entrò in classe e dice: buongiorno, ho trovato una giacca sulla sedia della mensa. Di chi è? Nessuno alzò la mano. E allora la mettiamo negli oggetti sperduti, nella camera degli oggetti sperduti. E come il maestro non sentì risposta, quindi l'ha messa lì. A fine della lezione, la mamma di Dory disse: dov'è la tua bellissima giacca? E lei disse: l'ho persa. Ma in realtà non era vero. E allora andò a parlare con la maestra. La maestra gli disse che c'era una giacca che era sua ed era nella camera degli oggetti smarriti. E allora la mamma si infuriò con Dory. Andò a prenderla e tornò di corsa a casa. Tornò a casa arrabbiatissima con Dory e gli disse di scrivere una lettera. Su questa lettera cosa si scrisse? Lo lascio scoprire a voi. Comunque il libro è molto bello. Adesso vi farò vedere un po' un paio di illustrazioni che ci sono dentro il libro. Vi volevo dire che ci sono anche degli altri libri di questa collana di Dory, ce ne sono altri tre. Questo che è il primo, questo è il secondo, il terzo e quello che stiamo facendo la recensione noi, che è il quarto. Ecco. Vi vorrei dire una cosa. Visto che questi libri sono bellissimi e facilissimi da leggere,
Spero che uscisse anche il quinto. E il sesto, magari tanti. Spero di sì. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like. Ciao!